Come ogni anno siamo giunti finalmente a rappresentare la consueta commedia teatrale dal titolo L'Hotel del Libero Scambio. Questa commedia in tre atti risale al 1894 ed è stata scritta da due autori francesi di nome Georges Feydeau e Maurice Desvailles, autori di cui in passato abbiamo già portato in scena qualche opera. Siamo a Parigi, in casa dell'imprenditore benestante e un po' libertino, Monsieur Benedetto Pinglet, sposato con la birbetica Angelica, donna dal carattere indiscutibilmente forte e deciso. Vicini di casa ed amici sono i signori Paillardin Crescenzio e la moglie Marcella, di cui Pinglet è da sempre segretamente attratto. L'occasione di dichiararsi a Marcella arriva per Pinglet quando il marito di lei, architetto Paillardin, incaricato dal tribunale per una perizia in un vecchio albergo di Parigi, deve passare la notte fuori casa, lasciando fra l'altro la moglie in collera dopo l'ennesimo litigio. Purtroppo però giunge inaspettatamente in casa di Pinglet un ospite non proprio gradito, Mathieu, la cui permanenza viene abilmente rifiutata grazie a una serie di motivazioni convincenti da parte dei padroni di casa. La situazione sembrerebbe finalmente essere a favore dei due amanti, complice l'assenza dei rispettivi coniugi, ma una serie di circostanze portano gli eventi non solo a ribaltarsi completamente, ma addirittura a rischiare di farli sorprendere ed essere così scoperti. A fare da cornice a questa intricata vicenda ci saranno poi anche altri personaggi di casa che con le loro motivazioni si troveranno anch'essi coinvolti in situazioni tanto assurde quanto pericolose. Teatro di tutte queste vicende sarà un hotel vecchio e malfamato, che racchiude proprio nel nome il maggior uso che ne fanno i suoi ospiti, appunto l'Hotel del Libero Scambio. L'utilizzo poi di una scenografia mai stata usata prima da questa compagnia teatrale farà sì che anche voi possiate sentirvi a metà fra spettatori o graditi ospiti di questo albergo, per così dire, particolare. Non ci resta dunque che augurarvi una piacevole serata, nella speranza che possiate divertirvi come di consueto. Grazie. Grazie. L'avete già fatto sicuramente, i telefonini spenti. Grazie. Per una casa che devo costruire assieme all'amico Paillardin. La casa aspetterà. Va bene. Vedi, sono indecisa tra questi due campioni di stoffa. Quale devo scegliere? È per una poltrona? Ma no, come sei stupido, è per un vestito. Questa non mi dispiace. Benissimo, allora prenderò questa. Allora, tanto valeva la pena di interpellarmi. Oh, scusa, caro, ti ho interpellato perché so che non hai buon gusto e così preferisco quella che tu non hai scelto. Quella.
quella non è una donna, è uno sbirro. E pensare che l'ho sposata per amore, contro il volere dei miei. 20 anni fa, d'accordo. Se si potessero vedere le donne 20 anni dopo, nessuno si sposerebbe 20 anni prima. Oh, sta anche per piovere. Forza, torniamo al lavoro. Avanti! Signora Perden! Buongiorno, caro Pire. E così mi ricevete in vestaglia? Ma cosa volete? Sono i privilegi degli essere vicini di casa. Quando si abita in case attigue come le nostre e si è amici intimi, il meno che possa capitare è di riceverci senza cerimonie. Beh, quello che ho pensato anch'io. E ditemi, vostra moglie non c'è? Sì, è di là, in riunione con la sarta. E come sta il mio amico Perden? Non lo so. Ma cosa avete? Nulla. No, non è vero, non è vero. Avete gli occhi rossi. Nulla. Ma sempre il solito litigio con mio marito. Oh, povera creatura. Ditemi, si è forse dimostrato aggressivo? Aggressivo? No, non è aggressivo. Ma se fosse aggressivo, forse ci sarebbe qualche speranza. Oh, ma io per lui valgo meno delle sue ciabatte. Sentite, non parliamone più che mi irrita. Vado a cercare vostra moglie. Sì, va bene, andate. E poi vedrete, gli farò io una bella romanzina al caro Perden. No, vi prego, non aprite bocca. Ma cosa volete? Non si può chiedere a uno storpio di suonare il violino. Quella donna. E pensare che mia moglie mi dice sempre che sono un uomo finito. Sì, sono finito con lei perché non ho nessuna voglia di smentirla. Ma mettetemi alla prova con lei. Lei che ha sposato quella specie di baggiano. Sì, baggiano. Io lo posso dire perché è mio amico intimo. E del resto, chi potrebbe chiamarlo baggiano se non un amico intimo? Se lui non fosse mio amico e se io fossi sicuro che con lei m'andasse bene, però non sono affatto sicuro che con lei possa andarmi bene. E non sarò certo io a fare una carognata a un mio amico per poi rimanere con un palmo di naso. Forza. Ma che cosa mi caccia nel progetto quel merlo di Bayardin? Eccoli gli architetti, conoscono solo la teoria, ci fanno il solletico a noi imprenditori. Però ha una moglie veramente, veramente carina. Avanti! Buongiorno, Pingree, ti disturbo? Oh, no, niente affatto, sono contento di vederti. Ma senti un po', che cosa mi hai cacciato nel progetto? Come? Ma vuoi che ci metta della pietra volare per sostenere un peso del genere? Ma sei matto! Cosa ci vorresti mettere? Non lo so, pietrisco. Mettici quello che vuoi, pur che tenga. Mia moglie è qui? Sì, è di là con la mia. Senti, a proposito, ma che cosa hai combinato con tua moglie? Perché è venuta a lamentarsi. Dio mio, no, ma basta guardarla. Non so cosa abbia. Io la rendo completamente felice. Di cosa ha bisogno? Non la tradisco, non ho l'amante. Ah, non hai l'amante? Beh, fai soltanto il tuo dovere. Sì, però lo faccio. Ma lei non è ancora contenta. Dice che sono poco affettuoso. E tu perché non lo sei? Capisci, dopo 5 anni di matrimonio, se ne uno deve dare importanza a certe formalità, beh, tanto vale che si prenda un amante. Ah, bella morale la tua. No, senti, io lavoro tutto il giorno, passo le mie ore sulle impalcature, arrivo a casa la sera, stanco, con le ossa rotte. Vado a letto e dormo. Mia moglie questo non lo può ammettere. Dice che è una mancanza di rispetto. Bella l'espressione. Non sono un donnaiolo io. Del resto non lo sono mai stato. Non sono un tipo esuberante. Insomma, sei quello che si dice un pezzo di ghiaccio. Beh, questo che c'è. Ascolta,
volevo chiederti, potresti prestarmi la tua domestica? La mia domestica? E per fare che? Non è per me, è per mio nipote Massimo. Ah, belle cose davvero! Oh, quanto sei stupido. Quello sì che non pensa a divertirsi, ha in mente solo la sua filosofia. Filosofia? Alla sua età? E quando sarà vecchio cosa farà? Beh, per farla breve, lui stasera deve entrare in collegio per finirla la sua filosofia. Però non ho una governante che lo possa accompagnare al liceo. Come sai, ho messo tutto il personale fuori dalla porta. Va bene, d'accordo, ma perché non lo accompagni tu, tuo nipote? Non posso, ho la giornata piena. E poi stanotte dormo fuori città. Devo dormire in non so quale alberghetto. Pare che sia abitato. Abitato dagli spiriti? No, storie. È quello che dico anch'io. Perché io agli spiriti non ci credo nemmeno se li vedo. Ah, il mio parere è già fatto. Tutti quei rumori provengono dalle fognature. È evidente. Sì, però l'inquilino vuole disdire il contratto. Il proprietario si impunta e il tribunale ha designato me come perito, pertanto devo passare la notte là per constatare. Per constatare che questi spiriti non sono nient'altro che gas che fuoriesce da un tubo rotto. È così, l'hai detto. E quindi dov'è il problema? Senti, questa però non mi sembra il modo giusto per sistemare le cose con tua moglie. Ah, non me ne parlare. È da stamattina che mi fa scena. Dice che non perdo occasione per lasciarla sola. Mia moglie deve capire che l'architetto viene prima del marito. Sì, ma stai attento, amico mio, che non sia qualcun altro a venire prima del marito. Come? Non ho consigli da darti, ma stai facendo un gioco pericoloso. La donna, specialmente la tua, è un essere essenzialmente sentimentale. Non te lo auguro, ma se tua moglie dovesse trovare qualcuno che ti sostituisca, beh, te lo meriteresti. Mia moglie, trovare un amante? Prima di tutto non è così facile trovare un amante. E poi sono cose che succedono solo a teatro. Sì, vai avanti così, amico mio, vai avanti così. Certamente. E sai le risate che mi farei se tua moglie ti tradisse? Specialmente se lo facesse con me. Avanti! Buonasera, signor Pingle. Volevo dirvi, devo aver dimenticato qua un libro. Non è che per caso l'avete trovato? No, non ho trovato niente. Mi secca un po'. È un trattato di filosofia che mi serviva. Sembra che contesti certe opinioni che sto leggendo. Il trattato delle passioni. Ah, è il trattato delle passioni? Sì, zio. Sì, è della maniera di servirsene. Signore? Sì? La signora chiede del signore. Vabbè, è da un po' che non lo faceva. Sta provando un vestito e vorrebbe il parere del signore. Va bene, ci vado. Tanto più che il mio parere non lo ascolta. Che cosa cerchi, Massimo? Vedo se riesco a trovare il libro, zio. Ma no, ti ho già detto che non c'è. Non devi frugare così dappertutto nei miei cassetti. Vittoria, avete trovato per caso un trattato di filosofia? No, signore, non ho trovato nulla. Mi toccherà ricomprarlo. A proposito, Vittoria, stasera dovrete accompagnare il signor Massimo al collegio. Io, signore? Molto volentieri. No, non vi ho chiesto se lo accompagnate volentieri. Vi ho detto solamente che lo dovete accompagnare e basta. A che ora? Devo essere in collegio per le 9, signor Pingle. Alle 9, avete capito, Vittoria? Bene, signore. Ti ringrazio, sai. Ma di niente, figurati, ci mancherebbe. Pingle, insomma! Eccomi! Arrivo! Che pizza! Senti, vuoi venire a vedere mia moglie che si prova il vestito? Ma guarda che ti divertirai, sai? Ti divertirai, Vieni! Andiamo! Eccomi, cara! Eccomi! Arrivo! L'amore è un'emozione dell'anima causata dal movimento degli spiriti animali che la invita a congiungersi volontariamente agli oggetti che appaiono adesso convenienti. È proprio così. E allora, signor Massimo, sì. Cosa fate lì? Studio l'amore, signora. E via, in quella posizione.
Oh, però è carino lo stesso il ragazzo. Non volete che vi faccia ripetere la lezione? Come? Avete studiato anche voi l'amore? Per Dinci, come tutti. Ma su quale testo? Su dei fondi di caffè. Credo che vi sbagliate. Volete che vi faccia ripetere la lezione, signor Massimo? Signora, mi fate solletico. Mi dispiace. Non dico questo, ma mi fate solletico. Oh, non è gentile allontanarsi mentre io sto qui. Non mi allontano, signora. Lavoro. Non riesco a studiare l'amore con una donna continuamente accanto. Ah, questa è bella. È la prima volta che me lo sento dire. Si distingue l'amore di benevolenza e l'amore di concupiscenza. La passione che un uomo ha per la sua amante e quella che un buon padre ha per i propri figli sono di certo molto differenti. E tuttavia, in quanto partecipano all'amore, sono simili, ma l'amore del primo è soltanto per il possesso dell'oggetto a cui si dirige la sua passione e non per l'oggetto in sé. È incredibile quello che mi state facendo. Vi pare, signor Massimo? Mentre l'amore che un buon padre ha per i propri figli è così puro che egli non desidera avere nulla ad essi e non vuole possederli in altro modo che in quello doveroso, né essere congiunto ad essi in altro modo che già non lo sia. Ci mancherebbe altro. Ma considerandoli come altro se stesso, ricerca il loro bene come il proprio. Piccinino. Vi prego, signora, grattate ma non parlate. Signor Massimo, vi ha mai detto nessuno che siete un bel giovanotto? Io non saprei. Sì, una volta. Chi? Il fotografo. Gli aveva ordinato una dozzina di copie. Mi ha detto, un bel giovanotto come voi dovrebbe prendere 3 di dozzina. E così glielo comprate. Ma non è una donna. No, ma considerandoli come se stesso, ricerca il loro bene come il proprio. Ricerca il loro bene come il suo proprio. O addirittura con cura maggiore, in quanto si figura che lui ed essi formino un tutto. Cosa avete, signor Massimo? E che se voleste... Sì, e invece no. Chiedetelo ai vostri filosofi. Ma non dicono nulla al riguardo. Ah, sì? Ebbene, un giovanotto non dovrebbe imparare l'amore sui libri. Mi fa pensare a quelli che vogliono imparare a nuotare sopra uno sgabello. Quando li sbatti in acqua, non combinano niente. Forza, mettete giù quel libercolo. Ma cos'è questo? E poi guardatelo. Vi pare il modo di impagottarvi così? E questi orribili occhiali? Non ci vedete bene? Anche così. Sì, ci vedo molto meglio. E poi, cos'è questa maniera di pettinarsi? Oh, e come vi siete impagottato, vi pare il caso di ridurvi così quando la natura ci ha dotato di un così bel fisico? Oh, è davvero piacevole quel che mi state facendo. Oh, piccinino. Come si sta bene qui? E allora venite, guardatevi allo specchio. Siete forse meglio così? Sì, sono positivamente meglio. Non c'è che dire, sto davvero molto, molto meglio. O addirittura con cura maggiore, in quanto si figura che lui ed essi formino un tutto. Signore? Arrivederci, signora. Arrivederci? Ma questo non ha sangue nelle vene, acqua fresca! L'effetto che gli uomini d'onore... No! Sì! No! L'effetto che gli uomini d'onore hanno per i propri amici è di questa natura. Ma insomma, mia cara, che cos'hai? Oh, che vi rendete la vita insopportabile! Ma insomma, cara Marcella, cosa direte allora quando avrete come me 20 anni di matrimonio alle spalle? La tua vita con me è stata felicissima. La tua pure. Ah sì, felicissima, meglio non parlarne. Meglio non parlarne. Sì, invece. Felicissima. No, invece per niente felice. No, sì. Oh. Non riesco a lavorare con questo baccano, me ne vado. No. Ma io mi chiedo perché mi sia sposata con lui. Si comporta forse come un marito dovrebbe comportarsi? Oh. Ah no, ma lui crede che mi sia sposata solo
male, eh? Male, molto male. Ma no, esagerata. Lui, Paillardin, se lui si mettesse a fare queste cose con me, ah? Si vanta. Ma insomma, che cosa vuoi? Vuoi che stasera non vada a fare la perizia? Oh sì, andateci. E vi confesso che io mi aspettavo ben altro dal matrimonio. Rimanere una donna onesta con voi è davvero un grande merito. Questa è un'altra cosa. No, in questo ha ragione. Zitto tutti, ci metti anche tu adesso. Ma badate che un giorno non mi venga l'idea di andarla a cercare fuori quella felicità che voi non sapete darmi. Tu? Perché no? Ci sono donne più brutte di me che hanno trovato dei consolatori. Ma accomodati, mia cara, accomodati. Cercatelo questo consolatore. Non mi fidare, sai, se volessi. Io conosco molte persone. Non fare complimenti, cercatele queste persone, cercatele. Ma su, il Paillardin, non esasperate. È lei che mi esaspera. Ah, ma trovatelo questo consolatore. Chiedo soltanto una cosa, che ne trovi una e che lui se la tenga. Ma no, ma robe da matti, ma sei matto, è matto. Bene, è matto. È così, sei tu che l'hai voluto. Esatto, buonasera. Ma no, Paillardin, su, abbracciatemi. Ma no. Paillardin. Crescenzio, stai facendo una sciocchezza. Crescenzio. Ecco, vedete come mi parla mio marito. No, ma questo è troppo. Marcella. Ti amo! No, è troppo stupido! Voi siete testimone, vero? Che gli ho detto tutto quello che dovevo dirgli? Ho compiuto no il mio dovere di amico? Sì! Gli ho detto no, che stava commettendo una sciocchezza. Ebbene, lui si ostina. Beh, peggio per lui. Io? Tengo conto di una cosa sola. Quando lo avete minacciato di prendervi un consolatore, lui vi ha detto: e prendetevelo il vostro consolatore. Beh, se avete un po' di carattere, dovreste prenderlo questo consolatore. Eh sì, avete ragione. E non venite a dirmi che non avete nessuno sotto mano. Ci sono io. Voi? Sì, io. Io tengo conto di una cosa sola. Vi hanno insultata. Ebbene, raccolgo l'insulto. Vi hanno sfidata a trovarvi un amante. Ebbene, raccolgo la sfida. Sarò io il vostro amante. Ma voi? Sì, io tengo conto di una sola cosa. E non accetto che si insulti una donna davanti ai miei occhi. Ah, ma credetemi, che soffro terribilmente nel dover giungere a simili conclusioni nei confronti di un amico. Soffro terribilmente, Dio mi è testimone. Ma in me non c'è amico che tenga. In me, prima di tutto, c'è il cavalier francese. Marcella, ti amo! No, non posso, è il mio dovere! È il mio dovere, allora? Non lo dimentico forse, qual è il mio dovere? Eppure non esito, perché si tratta di un dovere superiore. Sì. Marcella, ci hanno insultati. E quando si insulta un uomo, non ci sono né donne né bambini. Si procede. Sì. Procediamo. E come? Insieme. No, non posso! Non siate pusillanime, per Dio! Avete forse dimenticato l'affronto che vi ha fatto poco fa, lì, davanti a tutti? Oh no! E pensare che alla più deliziosa donnina che si possa immaginare e la getta così, in un angolo, lasciandola incolta. Marcella, mia cara Marcella, vedrete che uomo diverso sarò io, come sarò tenero, dolce, innamorato, degno di voi, insomma. Oh, Pinglet, siete... Sono... Siete tanto... Sono tanto... Brutto. Ma sapete parlare al cuore delle donne. Oh, grazie, Marcella, grazie. Ma se solo un'ora fa mi aveste parlato in questo modo, ti avrei respinto con orrore, ed io lo so. Cosa vuol dire arrivare al momento psicologico? Beh, ora, Pinglet,
sogno. Marcella, non abbiamo più tempo da perdere. Di là c'è mia moglie. Vostro marito stasera parte. Voi siete libera. Sì. Ci troviamo e andiamo. E dove? Non lo so ancora, ma ve lo dirò. Adesso, zitta, zitta, c'è mia moglie. Oh, sei qui, Benedetto. È proprio una persona gentile il tuo caro amico Baiardelli. Oh. E perché mai? Oh, perché... Mentre io, anima buona, per amore nei vostri confronti, cara Marcella, cercavo di rabberciare la situazione, sapete che cosa mi ha risposto lui? Voi occupatevi dei fatti vostri e non mi rompete le scatole. È un meraviglio. Oh. È sconveniente. Non è vero. È per te. Sì. Più vecchia di lui. E questo che c'entra? Comunque, cara Marcella, vi compiango di avere un marito come il vostro. Certo. Oh, ma adesso? Adesso cosa? Oh no, niente, niente. No. Se tu, Pingley, se tu facessi una cosa simile a me... Io, mia cara? E beh, che cosa faresti? Oh, non perderei tempo. Ah, sì? Mi prenderei un amante. Tu? Sì. Ma sarei proprio curioso di vederlo, questo amante. Sì. Signora, sì? Hanno portato un vestito per la signora Baiardelli. Sì, ho un vestito che mi sono fatta fare, permettete? Ah, ma certo, cara, andate e consolatevi con gli abiti, se non altro, dei vostri dispiaceri coniugali. E arrivederci. Arrivederci. E arrivederci anche voi. Arrivederci, signora Baiardelli. Allora siamo intesi. Intesi? Oh, se l'è voluta lui. Ora dove trovare un nido discreto e misterioso? Un nido discreto e misterioso, discreto e misterioso. Ma certo, che stupido! Il giornale! Ma vuoi smetterla di fare rumore? Ah, oh, sì, cornacchia, sì. Vittoria, questa sera non cenerò a casa. Non cenerà a casa? Capita, a proposito. No, non cenerai a casa? E no. Dove allora? A Vildebreda, mia sorella, che non migliora affatto. Guarda. Ah, sì, è vero. Comunque, se per caso stasera non dovessi rientrare, non stare in pensiero. Se mia sorella sta peggio, passerò la notte da lei. Benissimo. Oh, guarda, la modista mi manda il conto. Ecco, ci siamo. Ci siamo cosa? No, dico, ecco, ci siamo. La modista ti manda il conto. Lo so bene, te l'ho detto io. Sì, Befana, sì. È che a volte fate delle considerazioni del tutto inutili. Sì, Befana. Hotel Termidoro, no. Hotel del Pinguino e della Donna Amata, no. Cosa c'è? Oh, ma guarda un po' se devono mandarmi una pubblicità del genere. Che cos'è? Che roba è? Pubblicità di alberghi. 1, 2, 3. Pubblicità di alberghi? Ma sì, e senti questa. Sicurezza e discrezione. Hotel del libero scambio. Rue de Provence 220. Consigliabile alle coppie sposate tra di loro separatamente. Sposate tra di loro separatamente? C'è scritto proprio così? Sì, guardate qua. Sì, è vero. Ah, oh, un albergo allegro quello. Beh, certamente. Proprio quello che fa il caso mio. Camere di tutti i prezzi. Sconto sensibile per un abbonamento di 12 sedute, ma indecente. Farò l'abbonamento di 12. Ma io mi domando per chi mi hanno preso per mandarmi una pubblicità del genere. C'è. Oh, ma che temporale! Oddio, c'è il temporale. Maddia. Signora? Sì? C'è un signore che chiede della signora e del signor Pingley. Ah sì, un signore chi è?
Ecco il biglietto da visita. Ah, è Mathieu, Benedetto, il nostro amico Mathieu. Mathieu? Sì. Mathieu? Ma non abita più, allora va insieme. A quanto pare no. Ah, va bene, sentite, pregatelo di salire. Bene, signore. Vittoria, aspetta, raccogli questa roba qua. Sì, signora. C'è tutto in bisogno. Ma cos'è sta roba? Ah, pubblicità di alberghi. Il caro Mathieu, mi farà certamente piacere di vederlo. Ah, sì, è stato così caro, ci ha dato da mangiare e da dormire per 15 giorni. Già, è vero, e lo faceva come se avesse degli obblighi nei nostri confronti. Ah, sì, eravamo proprio come a casa nostra. E poi è un ragazzo così carino, simpatico, brillante conversatore. Beh, caspita, è un avvocato, se non è un brillante conversatore lui. Dio, ma questo temporale... Entrate, signore, entrate. Caro Mathieu, ma venite avanti. Siete stato gentile a venire. Su, accomodatevi. Ma povero Mathieu, ma siete bagnato fradicio, andate qua. Amici miei, sono ho detto che sono felice di vedervi. No, mi... aspettavate di vedermi? Scusate, caro Mathieu, ma dite un po', vi è per caso capitato qualcosa? Perché? Perché si sente appena, ma mi sembra che vi esprimiate con una certa difficoltà. Effettivamente, quest'estate, nei 15 giorni che siamo stati da voi, non ci siamo accorti... Anzi, al contrario. Ah, quest'estate. Ah, i 15 giorni. Il tempo è stato ma. Aspettate, non ho finito. Il tempo è stato ma. Quando il tempo è magnifico, io parlo come gli altri. Ah, ma guarda un po'. Invece come adesso che piove a ca. A casaccio? No! A catinelle! Sì, è lo stesso, ma non abbiate fretta, Subito la mia pipì! Pipì! Piano! Noi aspettiamo! La mia piccola balbuzia ricompare! Ah, ma guarda un po'! Ma comunque, Mathieu, siete stato veramente gentile a non averci dimenticato! Quando c'è l'uragano! Neanche una parola! Ah, muto! Per me è una rottura di co! Costruttivazione per la mia carriera! Ah, beh, certo, costruttivazione! Certo! Comunque, vi ripeto, siete stato molto, molto gentile a non averci dimenticato! Pensa un po', appena arrivato a Parigi, il suo primo pensiero è stato per noi. So benissimo che siete un becco. Come? Beh, contento di vedermi. Meno male, Mattia ha sempre parole gentili. Ah, ma non ve la caverete così a buon mercato. Non ho dimenticato quello che mi avete detto quest'estate. Se vi capita di venire a Parigi, sarete ospiti nostri e di nessun altro. Ma lo credo bene. È stata una bella sorpresa. Sì. Ma sentite, rimanete pure quanto volete. Fermatevi 2 giorni, 3 giorni. Rimanete almeno 3 giorni. No. Ma su, dai, Mathieu, diamine. No, Mathieu, no. Mi offendo. No. Mathieu, per farci piacere. No, un mese. Gentile. E vi chiedo senza complimenti di ospitarvi. Sì, siete molto gentile, ma un mese ci sembrerebbe troppo. Niente affatto. Sì, ma avremmo paura di abusare. No. Comunque siamo molto, molto contenti, molto contenti. Ma senti un po', un mese mi sembra troppo. Noi siamo rimasti 15 giorni. Sì, ma eravamo in 2, i conti tornano. Ma
Forse mi disturbo. Ma no, no, niente affatto. La casa è così grande per ospitare. E poi voi non occupate spazio. Arrivate così, come un giovanotto, con la vostra valigetta. Comunque ho una sorpresa per voi. Bene, ah, bene, tanto meglio. Hai sentito? Ha una sorpresa per noi. Ma pensa un po' come siete caro. Come siete caro, Mathieu. Signora, sì. Hanno portato un baule. È mio. Un baule addirittura. Mio. Volete Ada? Ada? Magari! Giarlo! Ah. Aspettate. Mettetelo lì. Mi sembra che il signore parli chiaro, no? Quanto volete? 40. Oh, grazie. Andate, buon uomo, andate. Ma Mathieu, che baule enorme avete! Sì, effettivamente, sembra un monumento. Comunque, lo faremo portare in camera vostra. Uguale. Mamma mia, che baule! Signora? Sì? Ci sono delle altre valigie? Sono mie! Ancora? Sono mie! Sono mie! Sono mie! Comincia la sorpresa! Ah, qui c'è la sorpresa! Bibi, cre? Sì? Non ho più moneta! Volete pagare il facchino? Facchino! Non c'è fretta! Facchino! Ecco, buon uomo! Oh, grazie! Ora andate in cucina e fatemi dare un bicchiere di vino! Oh, grazie, molto gentile! Tre valigie e un baule. Però sono generosi in provincia. Ma cosa ci può essere dentro qui per noi? Beh, evidentemente qualcosa di molto grosso, dal momento che ci vuole valigia e baule. Su, apriamo subito queste valigie. Per la sorpresa? No! Non volete farci lambire? No, la vedrete più tardi! Va bene, allora. Volete farci languire? Noi languiamo. Ma possiamo assicurarvi che vi siamo per assolutamente grati. Ne ho conosciuti di individui generosi, ma quando la generosità raggiunge l'incommensurabilità! Complimenti! Non balbetto mai per gli altri! Ecco! Finalmente ha smesso di piovere! Non so, signora! Signora, ci sono delle signorine! Mi torna la voce! Sono mie! Fatele salire! Sono loro! Ha smesso di piovere! Poi comincia la sorpresa! Voi conoscete le mie figliole? No. Quando siete venuti quest'estate vivevo solo perché da quando ho perduto la mia povera signora. Beh, sono già 8 anni. E allora? Le figliole sono cresciute in convento. Ma adesso le hanno mandate a casa perché nel convento c'erano troppe ragazze con gli orecchi. Quindi? Quindi, non sapendo dove portarle, ho pensato. I Pinkle non le conoscono, le figliole. Le condurrò da loro e allora mi vado la sorpresa! Ah, è quella la sorpresa! Sì, annunciarlo! E quindi queste valigie sono le valigie di... delle mie figliole! Oh, sento le passi! Stanno arrivando! Venite, si dà le vere! Vi ho parlato spesso dei signori Pinkle. Pinkle. Sono questi, abbracciatemi, baciatemi. Bambine, una alla volta, piacere. Mio Dio, Mathieu, ma quante figlie avete? Dite un po', che cosa ne volete fare? Le portate oggi stesso in un altro convento? No, aspetterò che gli orecchioni se ne vadano. Ma dove le metterete a dormire? Ma qui! Cosa? No, Perdinci! No! Ma mi avete detto voi stesso che... Sì, vi ho detto di fermarmi a casa mia. Ma sono cose che si dicono così, per educazione, insomma! Ma la colpa è tua, se non ti fossi lasciato andare con gli inviti! Ah, io mi sono lasciato andare! Questa è bella! Sei tu,
Se tu invece che hai detto non possiamo fare diversamente, abbiamo passato 15 giorni da lui, dobbiamo ospitarlo. Te l'ho detto, ma pensavo che non avrebbe accettato. E allora? È colpa mia se ha accettato? Sì, è colpa tua. Ti fossi limitato a invitarlo così, tanto per dire, le cose erano salve e lui non sarebbe venuto. Invece no, ci mettevi un'insistenza e lo ripetevi. Naturalmente, questo povero ragazzo si è sentito in obbligo. Ecco, lo difendi. Ah, mi sarebbe sembrato strano che la colpa non era la mia. Allora, se ho ben capito, bisogna che noi ce ne andiamo. Sì, dal momento che non c'è posto per ospitarli tutti. Va bene, bimbe. Salutate il signore e la signora Pinkley per la buona accoglienza. Grazie, signore. Sì, non importa. Guardate, piuttosto, vai a vedere se c'è ancora il facchino e pregano di venire a portare via tutti questi bagagli. Vado subito. Ma cosa sono tutti questi bagagli? Ma entrate, Marcella, entrate. Sto appunto andando a cercare il facchino che venga a riprenderseli. Signora Fairden, questo è Mathieu, il mio caro amico, del quale vi ho spesso parlato, e la sua numerosa prole. Mathieu, la signora Payardin. Piacere. Siete sempre decisa? Sempre. Allora, aspettatemi questa sera alle 8 all'angolo della Venua du Bois e Rue de la Pompe, in una carrozza con le tendine abbassate. Scusate, Pinkley. Allora noi dove possiamo andare? Un attimo e arrivo, un attimo. Se almeno avessi l'indirizzo di un albergo. E dove andiamo? Hotel del Libero Scambio, Rue de Provence 220. Hotel del Libero Scambio, Rue de Provence 220. Prendetelo con te. Signor Pinkley, grazie tanto. Ci vediamo presto. Dove? All'hotel! Sì, all'hotel! Marcella, come sono felice! Ma fate la persona seria! Marcella, vostro marito è partito? Sì, ed è tanto se mi ha salutato! Perciò? Sì, è con me! Non con voi! Come sono felice! Sentite, Marcella, mia moglie stasera è fuori a cena. Vostro marito è partito. Vi andrebbe di pranzare con me al ristorante? Vendetta completa! Con molto, molto piacere! Bene, allora, fra mezz'ora, all'angolo de Rue de la Pomme e Avenue de Bois. Avete capito? D'accordo. Andate. Ve ne andate, cara? Sì, ho un leggero mal di testa. No, curatevi bene, allora, arrivederci. Vittoria, mettete qua. Che cos'è quello? È la tua cena. Stasera Vittoria deve accompagnare Massimo al collegio. La mia cena? Sì? Andate pure, Vittoria. No, senti, ho cambiato idea. Tu vai pure da tua sorella. Io mi concederò una cenetta al ristorante, non mi va di restare solo. Come al ristorante? Sì. Non ammetto che tu vada al ristorante. Beh, perché? Che c'è di male? Come che c'è di male? C'è che sei sposato. E quando un uomo è sposato non va al ristorante senza la moglie. Il giorno che andrai al ristorante ci andrai con me. Oh, adesso basta, basta! Quando la smetterai di tenermi sotto tutela, Che cosa hai detto? Dico che ne ho abbastanza. E che tu lo voglia o no, io stasera andrò al ristorante. No, caro, non ci andrai. Sì, ci andrò. No, non ci andrai. Sì, ci andrò invece. E invece io ti dico che non ci andrai. E invece sì. Vuoi vedere come ci andrai? Ci vuoi vedere? Sì, voglio che ci andrai. Di là è già tutto chiuso. E questa? La vedi? La porto via io. No, dammi quella chiave. Dammi quella chiave. No, puoi lasciarmi stare. E tu dammi quella chiave. Ti ho detto di no. Dammi quella chiave. No. Disgrazia.
sia. Buonanotte, Pinglé. A domani. Buonanotte, mia cara. A domani. A domani. Ha chiuso con il chiavistello. Ha chiuso con il chiavistello. Ti faccio vedere io se resto chiuso qua dentro. Guarda, mia cara, guarda cosa ti combino. Tu vai pure da tua sorella, che io vado dalla mia bella.